Adol e il center è già sul pallone, sulla scrimmage line. Ecco, Krieger con la palla avanza di 7 yard, ottimo sfondamento centrale di Krieger. Solo 6 yard per correre, quarto tentativo sulle 42 yard, i Warriors vorranno provare di avanzare 7 yard, in caso contrario, fourth and eight still. They just call a pass interference, they got a first down. Siamo veramente grandi, stiamo di nuovo attaccando e siamo molto vicini alla linea di rigo, terzo tentativo, terzo nostro 15 yard per correre, first down, 15 to go. 19 yardi dalle finte. Un applauso per la difesa dei nove linee Eurosystem Enter. Ecco Petroni con la palla, un lancio per il numero 76. Una bella azione d'attacco da parte dei Warriors che non è stato... rimane tutti invariata. Ancora secondo tentativo. Second down and 10, the pass fell. No, they got fourth down, 7. Sono pochi secondi per tentare di realizzare questo touchdown, cerchiamo di essere molto attenti a queste azioni. È un momento molto importante, il risultato che sarà sentato interessantissimo con grande equilibrio delle forze in campo. Le nostre squadre è già pronta sul campo per la partenza. Ecco il pallone di nuovo in volo ricevuto dagli Effer Warriors che partono tentando di conquistare una buona posizione per l'attacco successivo. Silvia, Vittoria, Debbie dalla California, Elisabetta, Ramona, Patrizia, Dinetta Puerto Rico, Barbara, Katie e Clelia, cioè le nostre cheerleaders, sosterranno il pubblico e la squadra per la conquista dei prossimi punti. Yeah, all set. Fine, thanks. Di nuovo la scrimmage line con tanto di at e urla varie per questo nuovo tentativo d'attacco che noi seguiremo. Eccolo. Numero 21 con la palla. Viene fermato per Warriors sulla linea delle 56 difensive offensive dei Warriors, quindi primo tentativo 10 yard per correre, Petroni sulla palla, partita d'azione, la palla a Longhi che avanza ancora, avanza fino alle 30 e 35 che riescano a riportarsi in attacco per contenere e mantenere questo risultato di vantaggio. Nuovamente schierata la linea di attacco dei Warriors pronti a una serie di azioni difensive, 4 tentativi per 10 yard per correre. Petroni con la palla, c'è però... Grandissimo l'impegno dei giocatori sul campo, di nuovo la scrimmage line, di nuovo pronti per far partire questa azione. In pochi secondi si scaricherà il potenziale accumulato in tutto il tempo precedente. Ecco il pallone. La palla fino alla linea delle 24 20 yard line, 22 yard line. Un applauso all'interno degli Angels e un incitamento per la nostra defense. Defense. Schema offensivo per andare contro la nostra difesa. Petroni sulla palla per riceverla, tre persone dietro di lui, vediamo cosa deciderà. È un passaggio al numero 32 Longhi che non è molto bene, passaggio accumulato durante il primo tempo
Third down, about one. Petroni ancora protegge la palla, riceve ancora Longhi. Longhi che questa volta però aveva deciso quale third 14 uomini schierati in pinna. Ecco un lancio di Petroni, inseguito come Fini nella giacca sulla palla con una nuova azione offensiva degli Angels. Lungo la palla, Krieger ha sfondato a incitarli sin dall'inizio proprio perché sono riusciti a riportarsi di nuovo in attacco. Altri tre tentativi per conquistare le 10 yard successive. Da domani è suonata da parte di un giocatore della difesa e Warner che ha dato la possibilità del primo tentativo ai nostri giocatori. La palla a suolo. Arbitri severissimi come vi abbiamo detto di lanciare continuamente senza praticamente per il colpo. Siamo sulla linea delle 45 yard e dobbiamo attaccare. Un bel lancio di Dragovanni in possesso della palla sulle 20 yard ma della propria difesa. Situazione invariata 19-0 per gli Angels mentre la palla è al numero 21, un buon sfondamento centrale. Di conoscere abbastanza in fretta tutte quante le regole che specificano come deve essere svolto il gioco. Comunque seguiamo in questo momento se la nostra difesa riuscirà a bloccare le tante attacche. Una partita che non lascia il respiro, che non lascia un momento di tregua, proprio perché è portata veramente allo spasimo. Una yard manca al primo tentativo dei Warriors, è stata effettuata la misurazione. Quindi quando verrà ripreso il gioco i Warriors con il loro terzo tentativo dovranno percorrere una yard. Speriamo che la nostra difesa riesca, anziché a fare percorrere una yard, ad arretrare di diverse yard l'attacco avversario. Vediamo comunque come si svolge il gioco, è partito il pallone in questo momento. Viene fermato molto bene il calcio, tutti gli altri pronti a difenderlo. Ricevuto, ecco passo da calcio, un bel calcio abbastanza alto, ricevuto da Krieger. Che avanza, no, viene bloccato molto bene. È il momento di incitare l'attacco. Con la palla è Krieger che non erano un pareggio a testa proprio perché avevano pareggiato Angels e Warriors nella partita di Bologna. Una sconfitta entrambe contro i Grizzlies e tre vittorie. Ecco lo suolo, il lancio. Con l'incitamento delle nostre cheerleaders parte questa nuova azione di gioco. Il secondo segnale della catena metrica, lo vedete benissimo, è il punto da raggiungere per conquistare questo down. Vedremo se no, fourth down and 11. Questo down è molto delicato della partita. Riceve la palla Scott Suolo, calcia, un calcio che arriva sulle 45-40 yard. Vediamo come si muoverà il pallone. I giocatori dei Warriors preferiscono non toccarla e quindi ma indubbiamente i Warriors hanno voglia di riscattarsi. Speriamo. La nostra difesa ci ha dato sinora grandi soddisfazioni e incitiamola con un applauso in questo nuovo impegno. In zinna con la palla, uno sweep laterale, avanza ancora in zinna ed esce dal campo. È il momento di incitare al massimo la difesa dei Novalini e System Angels con le grida e con l'applauso. Seguiamo le nostre cellule che ci vogliono tutti guidare al tifo da fare ai nostri giocatori. Cerco di fermarli, sicuramente vedremo delle bellissime azioni di gioco, infatti in questo momento Longhi è partita una nuova azione. Giovani provenienti da altri sport di rivolgersi alla Eurosystem per partecipare alle selezioni di nuovi giocatori per il football americano. E quindi vorrei fare un bellissimo applauso. Inizia con la palla,
eseguito da Corrao, il pin non viene bloccato e avanza fino alle... I Warriors infatti hanno conquistato questo primo down e partono con altri 4 tentativi a loro favore per conquistare le successive 10 yard indicate perfettamente dalla catena metrata. La nuova azione partita. Sinistra che lo prende e viene per la fermata. Seguiamo l'incitamento dei cheerleader. Con la palla il numero 11, il quarterback ha dato il cambio a Petroni. La situazione individuale dei giocatori non è sempre corretto, perché tutta la squadra molte volte rende bene e un singolo giocatore viene così visto. La palla in Zinna che lancia in Zinna per il numero 86. Come procedere al prossimo attacco? È il quarto tentativo, quindi sicuramente tenta il lancio che però non è stata completata fino in fondo perché la palla è finita sulle 45 yard. La palla è per il scalzo, allora della squadra. Sentiamo comunque questa nuova azione d'attacco dei Novalino System Angels. La palla suolo viene per yard per correre ancora. Un applauso al nostro attacco! E palla suolo giocatori, i quali li vedremo calciare, vediamo almeno posti in questo schema. Suolo caccia la palla, un bel calcio, alto, viene ricevuto. Sia l'apertore sulla 48 da parte degli Upper Warren Bologna che sono tornati in attacco. Nostro ripeto in campo, la palla ancora in fila che lancia, vediamo, no, preferisce non lanciare e viene fermato. Di nuovo gli Upper Warriors sulla scrimmage line, il pallone parte in questo momento ed è nelle mani dei Zinna che viene però fermato. Questi atleti veramente fortissimi, scontrarsi su questo terreno di gioco dando fondo a tutti loro le energie atletiche. Torna l'attacco degli Angels. Di nuovo quindi gli Angels in attacco con Dragomanni pronto a lanciare il pallone. La palla è a suolo che va. Quindi suolo che ha inciampato, poi caduto più là, è stato un po' arretrato. Con la palla con la suolo. È un peccato che dal pubblico non si riescono a sentire le grida che vengono lanciate dalla linea di scrimmage in questo momento. Ai suoi uomini per il proseguimento in questa nuova azione. Dragomanni con la palla, lancia per Cecchini. Ad ogni modo vediamo schierata la nostra linea, suolo riceve la palla e la calcia, quindi rinviata la palla, ricevuta il calcio, 36, ancora 36, riceve la palla, avanza molto bene, avanza fino alla linea del centro. Nella quale gli Upper Warriors lanciano sulla sinistra col giocatore l'azione d'attacco per tentare di sfondare la nostra fortissima difesa. Schierata ancora il numero 11, Castelvetri, passa Longhi, ancora Longhi con la palla che avanza lateralmente. E Warriors di Bologna. Una difesa veramente forte è quella dei Novalino System Angels. Vediamo come si comporta in questo azione quando la palla è nelle mani del numero 40 che lancia. Non viene ricevuto. Nulla di fatto, terza tentativa ancora, 20 yard per correre per gli Upper Warriors di Bologna che si sono nuovamente schierati in linea, due uomini dietro il quarterback Castelvetri che questa volta però lancia lateralmente per il numero 86. Rispetto delle regole del gioco, non ci sono stati momenti di durezza, non ci sono stati momenti al di fuori di quel grande spirito sportivo che anima il football americano, lo sport ancora sicuramente avanguardia. Il lancio questa volta, anche questa volta anche, e quindi si può assistere in assoluta serenità a un gioco che è veramente all'avanguardia per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda lo spirito sportivo veramente più puro e più sano. Ancora Castelvetri con la palla, lancia ancora una volta per il numero 36 Pedrizia, sappiano portare fino in fondo il risultato che distingue questa partita fino a questo volo. Sulla destra, bravo Inzina, avanza ancora e viene il leader con l'incitamento per la difesa. È un momento molto importante, un momento in cui la difesa deve dare il massimo per mantenere il risultato di vantaggio.
quindi incitiamola con un grande applauso. Forza nuova linea Eurosystem Engines. Il cosiddetto avvertimento che mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi ricomincia il gioco. Ecco Castelvetri ancora in zinna che avanza ancora in zinna. Vediamo cosa succede. Touchdown per gli Allerzioni. La parte di Inzina ha portato in touchdown la squadra di Bologna proprio sul finire la partita. Vediamo il calcio, è bloccato! Vediamo se i nostri giocatori riusciranno a respingere il calcio del numero 29, il kicker avversario. Ha colpito! È costretto un calcio corto, vedete? Fortissimo questo calcio! Palla però viene ricoperta da Giungi. Questo tipo di azione non era stato mai osservato. Abbiamo superato la palla prima del calcio. Adesso vediamo se ripeteranno il tipo di azione precedente per tornare in possesso della palla. Infatti sulla linea dei 45 yard la palla torna libera. Questa volta sulla sinistra, però non arriva alle 45. Vediamo, è arrivata la volta che vediamo questa azione. Vediamo da che parte calceranno i Warriors o se calceranno lungo, sorprendendo magari i nostri giocatori. È bellissimo vedere in pochi secondi scatenarsi questo potenziale di forza. Chiereranno, ci pare sulla destra, così è. Ecco, suolo sulla palla, riceve la palla, la ricevuta, prova ad avanzare. Di nuovo il center sulla palla, di nuovo la scrimmage line per una nuova azione d'attacco, sempre con la stessa forza. Dragomani con la palla, suolo con la palla, avanza con la scorrere e quindi la fine della partita si avvicina sempre di più. Eccoci, pare un movimento irregolare della nostra linea d'attacco, è già pronta. Mi spacco le ossa. Dragomani lancia la palla, vediamo. Intercettato. Vediamo quale azione ha chiamato, se un lancio, cosa che è più probabile, oppure un'azione alla mano per sorprendere magari la nostra difesa. Castelvetri infatti lancia lateralmente al numero 63, 83, con un po' di secondi a disposizione, per completare le azioni. Castelvetri ancora con la palla, è un lancio nuovamente, intercettato! Sono di nuovo sul pallone per questa nuova azione d'attacco in questo incontro che li vede condurre per 19-6 nei confronti degli Effer Warriors di Bologna. Dragomani con la palla, Scott avanti, come ci auguriamo su questo risultato, e i nostri giocatori vanno al primo posto. Arriviamo con le azioni d'attacco.